Che periodo, ragazzi! Mentre mostrano una super squadra di eroi che opera per dare un futuro economico all'Italia, ci sono molte domande che passano per la testa della gente comune. Una per ogni volta che la situazione sembra molto diversa da come viene raccontata. Ci sono tante persone che soffrono e poi c'è quella tremenda sensazione di impotenza, di rassegnazione che tanti italiani stanno manifestando, come se si fossero arresi, incapaci di alzare un tappeto per scoprire quanta polvere è stata nascosta sotto. È come se, dopo tanti problemi, oggi vi sia una grande paura di affrontarne altri. Facciamo finta che tutto vada bene, che ogni problema sia risolto. Continuiamo sulla strada vecchia sapendo che si finirà presto contro un muro. Ma nella vita non bisogna mai rassegnarsi, non bisogna mai arrendersi alla mediocrità. Bisogna invece uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. Come fanno i giovani quando si organizzano e si impadroniscono di ogni ramo del sapere per lottare con i lavoratori e con gli oppressi. In quel momento non c'è più scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia. Non è mai tardi per cercare un mondo migliore, ma bisogna impegnarsi con coraggio e speranza, senza lasciare ad altri la ricerca di soluzioni facili che all'apparenza non comportano sacrifici, perché quei sacrifici per noi li deve fare qualcun altro. Basta con la paura. In un mondo in cui si ha solo il coraggio di urlare la rabbia del proprio niente da dietro una tastiera per offendere tutto e tutti, certi di un'impunità che poi non è così sicura, fatevi coraggio e affrontate i problemi, fatevi domande. Il coraggio non mi manca, è la paura che mi frega, diceva Totò, ma è ora di togliere la testa da dentro la sabbia, è ora di smettere di accettare che tanti anni di bugie siano scolpite nelle ferite dei lavoratori di ogni categoria che da tempo hanno perso lavoro, dignità e diritti. Nella vita le cose possono andare bene o male per un po', ma avere il coraggio di continuare che conta, senza cercare scappatoie. È facile scrivere un commento sui social per offendere chi non ha la tua stessa idea, ma l'offesa che si fa all'uomo deve essere tanto grande da non temere la vendetta. Chi ha coraggio è pronto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni, non si nasconde, non scappa. La paura è umana, ma si combatte con il coraggio. E la prima cosa da fare è tenere gli occhi aperti. Non perdiamo la speranza di poter trovare una soluzione per il nostro paese che non dipenda dagli aiuti degli altri, le soluzioni di comodo senza dignità per uomini senza speranza. Cito Sant'Agostino, la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Amate il vostro paese, siate orgogliosi di quello che vi ha donato in tanti anni grazie al cuore di chi vive qui. Amate l'Italia alla follia, perché non esiste un uomo tanto codardo che l'amore non renda coraggioso e trasformi in un eroe. L'Italia ha bisogno di persone coraggiose, non di questo anti-bugiardi che stanno vendendo le ultime briciole di quel futuro che i più coraggiosi vedono ancora.